E allora, come anticipato, siamo pronti a celebrare un anniversario importante, l'ottantesimo della liberazione di Roma, e a Roma, appunto, l'Università LUMS ha organizzato un convegno dal titolo Un laboratorio politico, Roma, la Santa Sede e l'Italia. Pensate, un convegno che ha ricevuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appunto, per l'importanza ovviamente di questo appuntamento. Per parlare del convegno e dell'anniversario abbiamo con noi il professor Andrea Ciampani dell'Università LUMSA, che nel corso del convegno parlerà della Santa Sede per l'Italia resistente nell'occupazione nazifascista di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno a voi, grazie per l'attenzione. Sappiamo che non abbiamo molto tempo, ma lo valorizzeremo al massimo, questo anche grazie alla presenza in studio della collega Maria Pia Picciafuoco, che come me è una grande appassionata di storia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Naturalmente non solo gli appassionati di storia credo abbiano molto interesse per questo convegno, stante il fatto che anche gli archivi vaticani soltanto in tempi relativamente recenti hanno dato la possibilità a tutti gli storici di avere accesso a tutti i documenti. Ma lasciamo la parola al nostro esperto. Direi di sì. Professore, allora partiamo come si conviene, appunto, dall'inizio. Perché nasce questo convegno? Quali sono i suoi tratti fondamentali? Sì, giustamente è stata ricordata l'apertura degli archivi vaticani, che consentono l'accesso a una importantissima e ampia mole di documentazione prima non conosciuta, che apre uno scenario diverso rispetto al periodo della resistenza a Roma. E con il gruppo di lavoro che abbiamo avviato circa 2 anni fa insieme all'Istituto Storico Germanico e insieme anche al Pontificio Comitato di Scienze Storiche, abbiamo potuto ripercorrere il periodo che va dall'8 settembre del 43 al giugno 1944 in una prospettiva diversa, recuperando l'importanza della resistenza a Roma e cercando di comprendere come il periodo dell'occupazione di Roma città aperta costituisse nei fatti un laboratorio di relazioni tra diversi attori, che da una parte affrontava e cercava di risolvere alcune questioni dell'eredità del fascismo e dall'altra parte si proiettava verso l'Italia liberata e democratica. E poi ovviamente a Roma c'era la Santa Sede, Santa Sede che è proprio oggetto specifico del suo intervento. Com'era la situazione, appunto, che si viveva in quel contesto specifico tra Roma Capitale e la Santa Sede? Beh, è noto che anche un noto esponente dei gruppi armati patriottici di matrice comunista individuò nella Santa Sede l'unica autorità presente a Roma in questo periodo. Qual è stato però il significato reale di questa autorità? Come si è sviluppata la sua azione in questo periodo? Quali sono stati i rapporti con i molteplici attori? Da una parte l'occupante tedesco, dall'altra parte il Comitato di Liberazione Nazionale. Ecco, questo è stato un po' l'oggetto della nostra riflessione. E da questi studi che abbiamo condotto si presenta una Santa Sede niente affatto impaurita, niente affatto sulla difensiva, ma che appunto cerca un ruolo per se stessa e per gli altri nel nuovo contesto che tutti pensano si debba realizzare. E volevo fare una domanda che possiamo dire è classica per tutto il pubblico, per l'opinione pubblica non solo italiana, proprio perché ci si ritorna sempre in quanto la storia non si conosce mai abbastanza. Lei toccherà il tema nella sua relazione dei cosiddetti silenzi di Pio XII?
e in che senso porterà qualcosa di nuovo se toccherà questo tema? Ma nel mio intervento diciamo non si entrerà nel merito dei silenzi, anche se è chiaro che la ricostruzione delle iniziative della Santa Sede, condotte dalla Santa Sede, potrà aiutare a sviluppare, a riprendere il tema dei cosiddetti silenzi. Vorrei almeno ricordare questo fatto. L'azione della Santa Sede è testimoniata nelle carte dell'Archivio Vaticano e non solo nelle carte dell'Archivio Vaticano, ma anche dell'esercito, ma anche della polizia, ma anche di archivi privati. È un'azione diffusa a favore dei sfollati, a favore dei ricercati dal nazifascismo, a favore degli ebrei a Roma in questo periodo. Questo fatto di accoglienza è noto e questa attività di accoglienza, ma anche di sostegno alla resistenza legata appunto al Comitato di Liberazione Nazionale, al fronte militare clandestino e anche l'azione dei gappisti, che sono diciamo oggetto degli interventi della Santa Sede per la loro liberazione o per mitigare le pene. Bene, questa azione fa capo a una serie di iniziative vaticane, come per esempio un'iniziativa che si lega a una commissione soccorso promossa dalla Segreteria di Stato, che fa capo a Montini. In questo senso la presenza di Montini accanto a Pio XII dovrebbe far riflettere sul significato di come la Santa Sede si comporti in maniera silenziosa, si può dire così, anche circa l'aiuto prestato appunto a tutto questo movimento antifascista. Quindi direi, professore, che sarebbe anche auspicabile conoscere sempre meglio, grazie a voi, il ruolo di quello che sarà San Paolo VI. Ah, certamente, il ruolo di Montini è cruciale in questo periodo e è un ruolo di fiducia da parte di Pio XII e di grande libertà d'iniziativa, anche perché i tempi lo esigevano. Gli interventi a sostegno degli antifascisti nelle prigioni di Via Tasso, di Regina Coeli, necessitavano tempi molto brevi, qualche volta necessitavano di ore se non di giorni. Dunque occorreva una certa libertà d'azione, una certa fiducia, insieme alle procedure che gli archivi ci testimoniano. Dunque procedure e anche interventi legati alle esigenze del momento. Un'ultima cosa e poi lascio naturalmente la parola al collega e poi la lasciamo andare perché il convegno inizierà a breve. Roma è stata la prima capitale occidentale a essere liberata dagli alleati, ma è successo per caso o è stato un fatto voluto? Ma naturalmente, come ho accennato prima, queste decisioni non vengono prese da singoli, no? Fa parte di un contesto internazionale che sarà oggetto della prima parte del convegno, ricostruire le dinamiche diplomatiche, le dinamiche militari del periodo. L'azione della Santa Sede va collocata in un contesto, non è mai fuori di un contesto. Quindi diciamo che anche 80 anni dopo non c'è un'unica risposta. Voi storici state ancora studiando, possiamo dire così? Sì, gli storici stanno studiando con una maggiore possibilità di mettere in contatto fonti diverse. Adesso possiamo mettere in contatto le fonti americane, le fonti tedesche, le fonti della Santa Sede e ricostruire così un quadro che appare assai più movimentato di quello che inizialmente si credeva. Bene, grazie, grazie mille prof. Intanto ringrazio anche la regia che ci ha condiviso delle belle immagini
storiche, come diceva la collega Maria Pia, non vogliamo rubarle altro tempo, ma le siamo infinitamente grati per averci fatto rivivere questa pagina importantissima di storia. Nell'ottantesimo anniversario della liberazione di Roma non ci resta che augurarvi buon convegno e magari, ecco, con la speranza di ritrovarci anche in futuro per continuare a parlare di storia. Grazie, prof. Molto volentieri, grazie a voi. Bene, allora noi salutiamo nuovamente e ringraziamo ancora il professor Andrea Ciampani dell'Università LUMSA di Roma per averci dedicato questo tempo prezioso in occasione dell'ottantesimo anniversario della libertà di Roma. Maria Pia, però abbiamo qualche minuto per tornare all'attualità. Volevo fare una sottolineatura, perché questo, avrete capito, è ovviamente questo collegamento nato dal fatto che ci interessa appunto guardare il calendario non solo dal punto di vista dell'oggi ma anche di ieri. E tra i tanti che contribuiranno a questi incontri così rilevanti proprio dal punto di vista della lettura di cosa è veramente successo, io voglio sottolineare l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, perché non è molto conosciuta, perché ovviamente c'è tutto lì la grandissima discussione che diventa spesso in modo rovente politica, perché gli storici a volte hanno anche il loro colore politico, e c'è appunto ogni 25 aprile il discorso dell'Associazione, giustamente, Nazionale dei Partigiani Italiani, che è evidente che è la più importante. Però noi, forse noi che apparteniamo alla Chiesa, dovremmo anche conoscere meglio, e quindi mi riproponevo, caro Toni, di farlo anche noi. Perché sono assolutamente d'accordo con te, tanto più che sappiamo, no, che per necessità di sintesi tante volte la storia che viene tramandata è molto più stretta rispetto a quello che potrebbe raccontare. Per cui... Beh, tu hai una visione molto irenica del fatto che la storia a volte viene tagliata. Io penso che ci sia anche una volontà a volte di dimenticare e tralasciare qualcuno. Ecco, potrebbero essere due cose. Non voglio essere polemica, poi in queste giornate in cui tra poco si andrà a votare non è proprio il caso. Invece quello che voglio dire è che a volte appunto c'è uno sfondo che è importante conoscere in una maniera più oggettiva possibile. Spero che a scuola si faccia sempre di più. Eh sì. Io sono convinto che a volte sono cose che come dire, in concomitanza poi ci impediscono di scendere in profondità, e ci aggiungiamo anche che spesso anche noi siamo distratti da mille cose, ci manca il tempo, la voglia, l'impegno di andare a scavare. Ma poi invece dal punto di vista proprio di vedere le cose anche in positivo, io spesso rifletto sul fatto che una volta, come anche adesso del resto, era un valore che il bene venisse fatto in silenzio, solo che adesso sappiamo che invece c'è necessità di farlo conoscere il bene. In passato magari non pensavano che tante generazioni dopo sarebbe stato necessario, quasi come il pane, di ricordare a molti appunto non solo quello che ha fatto la Chiesa in termini di errori. Ricordiamo Giovanni Paolo II, che addirittura nel grande giubileo del 2000 chiese scusa, un fatto epocale dal punto di vista della storia, prima ancora che della storia della Chiesa. Eppure appunto ci sono mille e mille cose che non sono solo rivoli di bene, che sono anche fattori cruciali di bene nella storia. E noi nel nostro piccolo, cara Maria Pia, proviamo a dare, come dire, spazio a questa parte della storia che ci piace tanto. Bene, però adesso dobbiamo dare anche spazio, ecco, su questa immagine iconica che vedo alle mie spalle. Chiudiamo questa parentesi storica, do la linea alla regia e ci ritroviamo prestissimo.